Prima di tutto ringrazio tutti i presenti per essere qui questo pomeriggio all'inaugurazione dell'associazione La Casa delle Genti e poi voglio ringraziare tutti i componenti dell'associazione singolarmente che mi hanno invitato oggi qui. Come voi ben sapete l'associazione La Casa delle Genti è un'associazione che nasce senza scopo di lucro, quindi che ha l'unico obiettivo fondato sui principi di solidarietà e bontà e fratellanza e ha come dicevo un obiettivo quello di ottimizzare l'integrazione da parte degli immigrati nel nostro territorio. Gli immigrati, come ben sappiamo, sono oggi visti come la parte malvagia della nostra società, sono quasi dei pesi per il nostro paese. In realtà, secondo l'associazione La Casa delle Genti, attraverso laboratori, attraverso scuole di lingua italiana, possono diventare delle vere risorse proprio per il nostro paese, anche economico. Quindi è importante ottimizzare la loro integrazione, anche perché la nostra popolazione deve essere una popolazione comunque arricchita. Questo vuol dire che deve essere ricca di differenze che non devono metterci paura, ma differenze che in realtà ci rendono migliori. Oltre a progetti di integrazione per gli immigrati, l'associazione aiuta anche a fare dei progetti anche in Africa, come non ricordo la missione Giacomo Caglione, di cui ci parlerà ovviamente il presidente, che aiuta a una costruzione di 32 villaggi in Tanzania. E io ovviamente vi ringrazio ancora di essere qui tra noi e passo parola al presidente.